Abbiamo lavorato molto sul tema dell'occupazione, tagliando ulteriormente la tassazione sul lavoro, incentivando le nuove assunzioni e rivedendo il reddito di cittadinanza. Nel senso di dire che dalla fine di quest'anno chi può lavorare, lavora. E noi faremo tutto il possibile per mettere quelle persone in condizione di lavorare, favorendo la crescita, favorendo le nuove assunzioni, incentivando le nuove assunzioni anche con meccanismi che aiutano i percettori di reddito di cittadinanza che sono in condizione di lavorare. Ma altra cosa è sentirsi dire, come io ho sentito dire da alcuni nelle interviste televisive, la Meloni mi toglie il reddito e vuole mandarmi a rubare. Tra il reddito di cittadinanza e rubare c'è prima l'opzione di andare a lavorare, signori. E guardate che non è vero, certo che si può e si deve fare molto di più, no? Certo si può e si deve fare molto di più per garantire alle persone più possibile anche un lavoro che sia in linea con gli studi che hanno fatto. Non accade sempre, Non accade sempre. Ma negli approfondimenti, sapete quante volte ci sentiamo dire, beh no, questo lavoro però non mi va bene perché insomma non è esattamente il lavoro che vorrei. Per esempio, discutevamo col ministro degli interni dei decreti flussi, no? Quelli che servono a far entrare immigrazione legale anche quando serve per alcuni campi, insomma per, lo sappiamo, no? Per alcuni ambiti. E mi si dice che una quota di questa immigrazione serviva per la posa della fibra ottica. E io chiedo, dico, ministro, scusa, ma che contratti sono quelli di chi, diciamo, si occupa della posa della fibra ottica? Contratto collettivo nazionale, uno stipendio più che dignitoso, tutte le garanzie, ferie, malattie, TFR, però non ci sono italiani che lo vogliono fare. Lo so che è vero. E guardate, io capisco che qualcuno possa non voler fare un lavoro perché non lo considera adeguato, perché non gli piace, perché... Quello che non capisco è che se non vuoi fare quel lavoro non puoi pretendere che ti mantenga lo Stato. Con i soldi delle tasse di chi magari ha accettato un lavoro che non era il lavoro dei suoi sogni. Poi certo lo Stato deve continuare a occuparsi di coloro che non sono in condizione di lavorare. E questo noi lo continuiamo a fare e continueremo a farlo. Continueremo a prenderci cura di chi ha bisogno di sostegno e continueremo a costruire un'Italia nella quale tutti possano domani avere il lavoro che sognano e tutti siano messi nella condizione di lavorare nella migliore delle condizioni possibili.